diverso. Esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Con Guido Parosio e Rosalba Nattero. Buonasera a tutti, nuova puntata di Multiverso, il salotto ribelle. Io sono Rosalba Nattero e siamo in collegamento con Guido Parosio. Ciao Guido. Ciao a tutti, buona serata. Allora, siamo dei ribelli e quindi andiamo avanti nella nostra ribellione. E non si può fare a meno di parlare, di tornare a parlare di cancel culture, perché ormai è un dibattito internazionale. Precisiamo che la cancel culture è una sorta di boicottaggio che avviene tramite il passaparola soprattutto sui social media, però ha poi ripercussioni nel mondo reale, perché ci sono film che vengono cancellati, libri che non vengono pubblicati, eccetera. Esempi: il tanto atteso film Friends, The Reunion, che è basato sulla famosa serie televisiva, rischia di non andare in onda perché poco inclusivo, in quanto non ci sono personaggi di rilievo neri. Questo è uno. Poi la fiaba Biancaneve, ecco, questa è pazzesca. La famosa scena del bacio, dicono, è talmente fuori luogo, si tratta di un bacio non consenziente. Il principe le dà un bacio senza il suo consenso, mentre lei dorme. Che dire, Guido, io sono allibita. Direi che probabilmente nella mia vita almeno un terzo dei baci che ho dato è stato non consenziente. Quindi per questo non devi dirlo forte. Mi sento però particolarmente chiaro. No, come si fa a fare un bacio consenziente? Cioè, chiedendo il permesso? Vabbè, certo. Mettendo, ti danno una liberatoria. Due righe, avere una liberatoria, sottoporlo a qualche gran giurì. No, cioè, chiaramente il bacio appartiene a quel momento, ma anche come il sesso, a quel momento di estasi, di unione tra due soggetti diversi, che provoca qualcosa che io ebbi occasione di dire già in passato, in precedenza nessuno tutto sommato si immagina, perché tante volte ci è capitato di baciare delle persone che un quarto d'ora, mezz'ora prima non avremmo mai pensato di baciare, o abbiamo fatto sesso con delle persone e prima di uscire non avremmo mai immaginato quale sarebbe stata perché la sorte della serata. Quell'alchimia, quel momento magico, però Biancaneve dorme, poverina, dorme e quindi l'alchimia non la poteva cogliere. Però io penso che qua siamo, tra l'altro questa settimana se ne è anche aggiunta un'altra, c'è un fumetto che io non amo particolarmente, che è Zero Calcare. Zero Calcare ha dedicato una sua storia sull'ultimo numero dell'Internazionale proprio sul tema della cancel culture, e viene fuori un concetto espresso dal narratore, dalla voce narrante di Zero Calcare, che dice che non dobbiamo accettare le cose solo perché queste cose sono sempre state accettate in precedenza. È una frase che lì per lì potrebbe anche sembrare condivisibile, cioè tutti noi abbiamo cambiato delle cose della nostra vita, anche personale, o abbiamo cambiato idee politiche, o abbiamo cambiato le istituzioni con le quali ci confrontavamo. Siamo umani. Però se lo leggiamo nella logica di cambiare pezzi della nostra storia, quindi di cambiare cose che sono successe in precedenza e che noi dobbiamo necessariamente essere liberi di non accettare solo perché sono sempre successe, io posso anche dire di no. Cioè, perché se delle cose sono sempre successe e si sono comunque perpetuate nella storia, vuol dire che probabilmente erano nell'animo stesso umano. E qui vado al discorso della famiglia, che adesso non può più essere considerata famiglia quella che è la famiglia tradizionale, perché mi si viene a dire la famiglia può anche essere non di uomo e donna, l'importante è amore. Ma non è la famiglia, però, perché la famiglia tecnicamente è fatta di un maschio e di una femmina e dei loro bambini. Oppure di un clan, come tra i nativi, no? Però famiglie non allargate. Si può dire che cos'è, cioè che la famiglia deve essere necessariamente inclusiva di tutte queste sigle misteriose sì, del mondo LGBT, che oramai tutte le settimane ne compare una nuova, esatto, non riesci neanche bene a capire che cosa sono. Forse non lo sanno nemmeno loro stessi. Allora
se non ci sono loro non c'è più famiglia. Famiglia vuol dire solo volersi bene. No, volersi bene e volersi bene, ed è una cosa meravigliosa, ma con una famiglia non c'entra niente. E così mi sono giocato quel po' che rimane. Complimenti. Però c'è anche l'esempio dei Golden Globe, che è stato cancellato alla cerimonia del 2022 per scarsa inclusività. E qui torniamo sempre al discorso. Tom Cruise restituisce i 3 premi ricevuti negli anni precedenti. Ma ci sono tanti esempi. In Francia, ad esempio, si discute di grammatica e scrittura inclusiva, soprattutto di una regola che in molti vorrebbero modificare e altri difendono, quella per cui il maschile ha la meglio sul femminile. Sì, quello che si discute anche molto in Italia, no? Ad esempio, le masculin l'emporte sur le féminin, cioè il maschile ha la meglio sul femminile. Si tratta di declinare tutto al femminile quando è riferita a una donna, la sindaca, la direttrice artistica, che a me non piace per niente. Io voglio essere definita il direttore artistico di questa radio. Oh. Ma io penso che la grammatica sia veramente una cortina fumogena, perché dietro al fatto che io definisca il sindaco un sindaco o una sindaca non cambia né il prestigio né la funzione che viene posta in atto. Perciò non c'è proprio di che stabilire nuove regole per complicare una situazione ulteriore, o come qualcuno vorrebbe anche nella grammatica italiana, dove se la signorina si chiama Rossi, allora la Rossi scende le scale, oppure Rossi scende le scale. Non si potrebbe più dire la Rossi, perché è un'indicazione di sesso e identitaria, e poi non riesco a capire perché sia positiva o negativa. Ah, non ho capito neanche io. Ma addirittura frasi come "i tavoli e le sedie sono rosse" non va bene. Bisogna dire "le sedie e i tavoli sono rossi", cioè declinare tutto al maschile, cioè al femminile, sì. Ma io "i tavoli e le sedie sono rosse" va bene. Ma sai, dietro l'angolo c'è anche quello che dicevi tu prima, quindi il giudizio sulle storie, come per i Golden Globe. Allora, se noi passiamo questo tipo di concetto, non vedo perché dovremmo proporre dei film horror o dei film dove ci sono degli omicidi, ci sono dei furti, ci sono dei demoni. E come diceva uno scrittore francese d'inizio secolo, forse l'uomo non è proprio una brava persona, perché in tutte le storie che ha sempre scritto, in tutti gli spettacoli teatrali, in tutti i film, uccide sempre i propri simili. E quindi evidentemente non ci dobbiamo poi stupire del fatto che la nostra specie sia una specie con delle valenze negative, perché noi anche quando ci divertiamo vediamo Shakespeare e in una tragedia di Shakespeare muoiono almeno in 15. Io guardo dei thriller nordici che sono terrificanti, però io su questo dissento un po', perché è vero che dentro di noi sicuramente c'è un mostro anche, però nell'arte è tutto consentito, e magari è anche catartico tirar fuori quel mostro che non si traduce necessariamente nel andare ad affettare gente in giro. No, ma infatti quella che era riportata da me era ovviamente una provocazione, certo. L'uomo deve considerarsi non può santificarsi a priori, perché comunque si diverte anche come si divertivano gli antichi romani facendo mangiare i cristiani dei leoni. Noi non li facciamo più mangiare dal vivo, però in un bel film dell'orrore accade di tutto, li lasciamo fare agli zombie, ecco, certo. Sono loro che mangiano. Però anche in Italia c'è questo dibattito in corso, tanto più che hanno inventato un simbolo che si chiama Shoa al posto della desinenza maschile per definire un gruppo misto di persone. Cioè un simbolo che è una specie di E rovesciata, che bisognerebbe mettere, sempre secondo queste pazzie, secondo me sono delle follie queste, al posto della desinenza maschile. non ho parole, guarda. Da autore, da giornalista, da direttore di magazine, ho preso
serenamente la direzione del menefreghismo. Oh, bravo. Mi disinteresso completamente di questi argomenti, nessuno mi può obbligare. Certo. Io il sindaco di Torino, continuo a chiamarlo sindaco anche se donna. Oh, bene. Se a lei non piace, pazienza, non me ne faccio certo un cruccio. Senti, ci interrompiamo un attimo per la pubblicità, sì. Ma poi parliamo della Palestina e di Israele. Okay. Va bene. Argomento molto complicato. Caldissimo. Sì, sì, sì. Andiamo. Radio Dreamland. Share the vision. Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Torniamo a noi. Io introduco l'argomento molto difficile che è, riguarda Israele e la Palestina, con una notizia che il Papa vuole riconoscere lo Stato di Palestina, si schiera al fianco dei palestinesi, tranne che questa dichiarazione non è comparsa da nessuna parte. Perché se lui fa il discorsetto sulle culle vuote si vede sparato su tutti i media, ma questa posizione invece era troppo scomoda e andava oscurata assolutamente, perché si sa, di solito i media spingono più su Israele, no? Cosa ne pensi? Ma penso che il nostro Papa purtroppo sta diventando celebre per atteggiamenti rufiani in quell'occasione, e quindi i suoi atteggiamenti rufiani hanno partorito l'ultima variante con questa con questo facile sostegno allo Stato di Palestina, perché poi è difficile che qualcuno ti dica io lo Stato palestinese non lo voglio, perché prescriverebbe tanti altri problemi. Allora, di fronte a una dichiarazione di questo genere, in realtà si ha poi nella realtà un atteggiamento squilibrato. Allora, mi pare chiaro che io quella è una zona che conosco, sono stato in Israele 3 volte, mi sono fatto un'idea anche proprio sul campo. È una soluzione estremamente complessa, certo, forse impossibile, per tutta una serie di ragioni, perché non c'è un interesse generale da parte della comunità internazionale, no, a fermare quel problema. D'altra parte l'abbiamo già visto in Siria, l'abbiamo visto in Iran, l'abbiamo, chiaro, visto in Iraq, l'abbiamo visto in Afghanistan. Quando non c'è un interesse preciso i problemi non si muovono, perché fare delle cose vuol dire spendere soldi, mandare soldati, avere un forte impegno politico, quindi nessuno in realtà vuole muoversi più di tanto. La comunità ebraica a livello mondiale è molto forte, certo, e quindi muove naturalmente le proprie pedine. Molto forte anche economicamente. Molto, diciamo, forte anche economicamente. Nello stesso tempo il mondo arabo è sostenuto da una sinistra abbastanza intransigente, anti-israeliana, secondo me anche sotto antisemita, e ci sono alcuni personaggi lugubri e fastidiosi come il celebre chef Rubio, sì, che mandano ogni giorno decine e decine di tweet dove equiparano gli ebrei nazisti. Io penso che quando si confrontano due mondi forti bisogna innanzitutto partire da una considerazione: la pace la si fa con i nemici, e fare la pace con i nemici è molto difficile, certo, perché fare la pace con un nemico compiacente è semplice, ma il nemico vero, quello che ti vuole, ti può ammazzare, è difficile da riconoscere. E lì oramai siamo arrivati a quei livelli, chiaro, sicuramente da tempo. Chiaro. Ma
L'azione vera spetta agli israeliani, che sono i più ricchi, che sono i più potenti, che sono quelli che devono, che quando sparano sul territorio di Gaza fanno centinaia di vittime, mentre invece quando sparano i palestinesi ne fanno un decimo. Quindi spetta ai più ricchi, ai più potenti, a quelli che hanno in mano il gioco, avanzare una soluzione. Ma non lo faranno mai, non lo faranno. Che non può essere semplicemente quella: lasciamo i palestinesi in un buco piccolissimo, certo, e speriamo che si estinguano. Ecco, però al di là delle posizioni dei due fronti che hanno assunto un ruolo da guerra santa, c'è da notare il nodo della proprietà dei luoghi santi, cioè la Chiesa e le questioni di proprietà sui luoghi santi, perché Israele si assume l'impegno a mantenere e rispettare lo status quo nei luoghi santi cristiani. Quindi Stato ebraico e Santa Sede congiuntamente ribadiscono il diritto della Chiesa Cattolica alla proprietà, e questo si decide per diritto divino, perché la terra, quella terra è tua e non c'è santo che tenga, letteralmente. Beh, sai, diciamo che a Gerusalemme è un po' così. Gerusalemme è un caso unico al mondo, e la sede geografica, fisica, delle tre grandi religioni monoteistiche. Tutte peraltro, a me è capitato proprio di visitare quei luoghi a distanza di poche decine di metri. Tu hai la Basilica del Santo Sepolcro, dove Gesù è stato avvolto nella sindone, dove c'è stata la crocifissione e la resurrezione, hai il Tempio di Salomone, luogo sacro per gli ebrei col muro del pianto, e la spianata delle moschee con la cupola della rocca. Lascino almeno una fetta di terra anche ai palestinesi, allora, no? Ma allora, no, diciamo che la spianata delle moschee e la cupola della rocca e la moschea di Al-Aqsa sono controllate di fatto dai palestinesi. Gli israeliani intervengono con l'esercito per garantire la sicurezza solo in caso di disordini, e quando lo fanno capita veramente di tutto, perché parte la rivolta, perché normalmente quella è una zona della città affidata all'autorità palestinese. Quindi se le cose fossero rispettate e funzionassero, d'altra parte pensa che nella Basilica del Santo Sepolcro si dividono gli spazi cristiani, almeno 10 confessioni cristiane differenti, sì, vero, dai copti agli ortodossi, qualche volta è anche finita mazzate la distribuzione degli spazi. Quindi quello è un luogo che per forza impone il compromesso e per forza impone il dialogo. Questo è vero, è vero, è vero in teoria, però ripeto, Israele dovrebbe fare una proposta seria, mentre invece il fatto di voler di fatto, come sta accadendo, tentare di annettersi Gerusalemme Est, e quindi la parte araba della città, perché non si dice, ma questa cosa un po' sta accadendo. Ricordiamoci che tutto questo caos è iniziato dall'espropriazione di alcune case occupate da arabi da parte degli israeliani, che sostenevano di avere dei diritti su quelle case antecedenti al 1948, quindi chiaramente una scusa. Poi lì c'è l'eterno problema delle colonie, perché una parte degli oltranzisti religiosi ebraici dicono che dove è passato Abramo lì è Israele, e quindi possono andare a fare colonie tendenzialmente ovunque vogliano. Ma diciamo che con Arafat e Rabin si ragionava un po' meglio di così, secondo me. Sicuramente sì, è chiaro che mancano in questo momento le grandi figure, mancano anche gli uomini come Peres, mancano queste grandi figure di mediazione che sono le uniche a poter essere visionarie e a poter fare quello che poi la gioventù ebraica, per esempio di Tel Aviv, vorrebbe. Perché il giovane ebreo abituato a vivere come si vive a Miami o New York non ha nessuna voglia di mettersi l'elmo sulla testa e di andare a sparare. E quindi per lui sono più invisi gli oltranzisti religiosi della propria religione che non gli arabi, perché gli compromettono la vita quotidiana. Che poi gli arabi hanno una cultura millenaria fantastica, solo che c'è l'islamismo che è retrogrado, perché la cultura araba, io parlo dei sufi ad esempio, ne ho conosciuti di sufi, hanno una parità incredibile tra uomo e donna, e anche le donne possono officiare le cerimonie religiose, per dire, se è impensabile
pensando all'Islam in questo momento? No, all'Islam, diciamo, quello maggioritario, quello sciita e sunnita è molto difficile. In realtà, certo, tutte queste grandi religioni, quando le approcciamo, dobbiamo renderci conto che sono mondi complessi, il cristianesimo, sì, l'ebraismo, l'Islam, e chiaramente purtroppo prevaricano sugli altri i fenomeni, quelli di estremismo religioso, certo, più accentuato. Certo. Quelli che guerra non guerra, loro vogliono avere ragione a tutti i costi. Ed è quello in realtà il problema di quel conflitto, sì, non semplicemente sintetizzabile con la formula qualcuno ha ragione o qualcuno ha torto, no, è impossibile. No, è complicato. Allora, è morto Battiato. Mi spiace davvero, perché era un personaggio molto forte. E ora è osannato, ma ci si dimentica di quando tutti lo volevano linciare, perché, sì, perché ha detto una frase al Parlamento europeo. Che ha detto: ci sono troie in giro in Parlamento che farebbero di tutto, dovrebbero aprire un casino. Questa frase adesso viene assolutamente dimenticata, perché bisogna osannarlo, certamente. Oddio, tutto torto non aveva, ecco, però lasciamo a Battiato la responsabilità delle frasi di Battiato. Certo, certo, ci mancherebbe. Io l'ho apprezzato molto, non solo in ambito musicale, ma per la sua ricerca spirituale laica e per il suo animalismo appassionato. Quindi tanto di cappello. Un personaggio, innanzitutto un grande uomo di cultura, sì, un grande uomo di spirito, poi, sì, vogliamo anche dirlo, un grande bluffatore, perché comunque Battiato giocava anche sull'ignoranza degli altri, sulla incapacità degli altri di comprendere certe frasi, certi personaggi, certi riferimenti, Battiato si leggeva a più strati, qualcuno lo comprendeva bene, qualcuno si limitava a canticchiare, solo che invece di canticchiare le canzoni di Sanremo, canticchiava Alexander Nevsky, certo, canticchiava Tosor, eccetera, eccetera. E lui sicuramente su questo ci ha giocato, aveva un sotterraneo sentimento umoristico, sì, che gli verissimo, permetteva di prendere per i fondelli anche i suoi osannatori. E poi ci ha regalato canzoni di tale bellezza, sì, e di tale spiritualità e profondità. Sì. Bellezza mista alla profondità, sì, perché molte volte le due cose non vanno mai insieme. Ci sono cose gradevoli ma che sono banali, e ci sono cose profonde che sono terribilmente noiose. È verissimo. Lui no. Lui riusciva anche a rendere leggera la sua profondità. Ecco, questo gli dà merito. Parliamo della Russia e della Cina, che hanno annunciato, ecco, la firma di un memorandum d'intesa riguardo la costruzione di una stazione di ricerca sulla Luna, della serie il nemico del mio nemico è mio amico, perché secondo quanto dichiarato questa dovrebbe diventare una base permanente con lo scopo di svolgere esperimenti. Ed è sempre più evidente l'importanza dello spazio, ed è anche indubbio che un'alleanza tra questi due poli contro gli americani è fondamentale, perché gli USA per gli USA sarà un vero e proprio incubo che si avvera, no? Allora, è possibile, ma bisognerebbe sentire che cosa ne pensa Elon Musk, nel senso, sì, che sicuramente da un punto di vista oggettivo l'unione di questi due regimi per colonizzare lo spazio è un dato di fatto importante, perché secondo me potrebbe anche portare a un rilancio, sì, della corsa allo spazio con, esatto, scoperte, con atterraggi, con voli, che sono cose che tutti noi che abbiamo sempre molto amato questo tema, certo, vorremmo. Poi l'America, però è vero, resta. Elon Musk potrebbe mettere i bastoni fra le ruote. Potrebbe mettere i bastoni fra le ruote, ma più che altro Elon Musk ha dimostrato una cosa, che la capacità tecnologica, produttiva ed anche economica degli Stati Uniti è tale che oltre alla NASA, quindi oltre all'Agenzia Nazionale dello Spazio, possono nascere anche i privati. Certo. Cioè Elon Musk può andare su Marte da solo, uh-huh, senza neanche bisogno della NASA. Quindi questo mi fa capire che
Russia e Cina, al di là delle apparenze, hanno ancora molto questo da è fare. Vero, però Elon Musk ha dimostrato anche di saper fallire molto bene, perché certi suoi lanci sono andati un po' male. Chi osa, d'altra parte noi a Torino lo sappiamo, anche perché vennero ascoltati dai giudica Gordiglia, quanti voli spaziali russi sono andati malissimo e non l'abbiamo mai saputo. Poi bellissimo. Sappiamo naturalmente quello che funziona. Qualche grave incidente ebbero anche gli americani, quindi è chiaro che la corsa allo spazio è di per sé pericolosa. Certo. E solo osando molto si arriva, ma osando molto si corrono anche grandi pericoli. Per forza. Allora, io credo che abbiamo già sforato parecchio, ampiamente. Ecco. Ne abbiamo dette anche stavolta di tutti i colori, e credo che possiamo chiudere qui questa puntata. Rimanete collegati a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi salutano Guido Barosio, che con Rosalba Natero vi lasciano sul gusto per le prossime due settimane. Certamente. Ce ne studieremo delle altre. Ma sì, ma non ci manca il materiale, non ci manca mai. Mai. E quindi vi salutano Rosalba Natero e Guido Barosio. Ciao a tutti. Buona serata. Ciao.